3 febbraio 1488. Il navigatore portoghese Bartolomeo Dias, nel tentativo di raggiungere le Indie via mare, doppia il Capo di Buona Speranza e raggiunge la baia da lui battezzata Aguada de São Brás, in seguito chiamata Mussel Bay. Dias, cavaliere alla corte di Re Giovanni II di Portogallo, è il primo europeo a compiere la circumnavigazione dell'Africa. Nel 1497 viene organizzata una nuova spedizione per continuare sulla via ormai tracciata. Nonostante l'enorme fama di Dias, il comando viene tuttavia affidato al più giovane Vasco de Gama. Dias si limita ad accompagnare Vasco de Gama per un lungo tratto della rotta.